È un'edizione molto ricca quest'anno di Ravenna 2016, fare i conti con l'ambiente, nona edizione, 35 enti patrocinatori, oltre 115 relatori, una partecipazione complessiva di oltre 2.000 persone. Sono dei numeri importanti, questa 3 giorni va verso la chiusura, il programma che ovviamente come tutti gli anni viene sempre raggruppato in questo piccolo bignami che rendiamo disponibile a tutti. Vede un po' la conclusione di un lavoro fatto negli ultimi 6 mesi dalla Belab con tutte le preziose collaborazioni che abbiamo instaurato a livello nazionale. Diverse sono state i momenti particolarmente ricchi di confronto e scambio di idee. Infatti, forse la ricchezza di questi momenti è proprio di trovarsi in un posto non autocelebrativo, ma in un posto dove ci si interroga sullo stato d'avanzamento dei settori, ci si confronta con linguaggi diversi, con possibilità di sinergie. Un esempio fondamentale è tutto il tema degli inerti, della demolizione, i momenti creati da Unacea e da AMPAR, l'Associazione Nazionale di Aggregati Riciclati. C'è stato un momento molto bello e interessante che aveva degli sviluppi ed è quello del confronto sugli open data, cioè il confronto e la disponibilità dell'accesso alle informazioni, dove Utilitalia si è confrontata con l'Associazione Atea ISVA, con gli esperti di open data della Regione Emilia-Romagna. E questo avrà sicuramente degli sviluppi nei prossimi mesi e per la prossima edizione, perché si sta pensando a costruire dei momenti condivisi progettuali con un riflesso europeo.